Aggiornamento situazione di Clementino De Amici, giugno 2022. Abbiamo il fermo delle informazioni in questo momento, finanziarie ed anche di strategie per le prossime mosse per scalzare la Cabala. Anche se non sembra, è una buona notizia. Il silenzio significa lavoro importante, che non è opportuno sapere ora. Tutto sta cooperando per completare il piano secondo i tempi stabiliti. Se secondo le ultime notizie e approfondimenti abbiamo quanto segue. Evergrande esce oggi dai listini del mercato azionario. Questo avrebbe un impatto così dirompente da creare un crollo definitivo. L'obiettivo dell'alleanza non è una grave crisi finanziaria. L'obiettivo è sopprimere totalmente il mercato finanziario Fiat, che crolla a zero. Deve entrare il nuovo sistema QFS al suo posto. Continuare a spegnere tutto sul pianeta Terra, dai trasporti aerei, marittimi e terrestri. Chiudere internet e tutti i sistemi informatici. Fermare il settore bancario ed economico, energetico, rallentare la distribuzione alimentare, diminuire la distribuzione dell'energia elettrica, il tutto fino al punto di rimanere con il minimo per la sopravvivenza. La velocità con cui vengono realizzate tutte queste azioni dipende da svariati fattori. È innegabile che siamo giunti alle battute finali. Ma i tempi non sono noti. Tra i motivi per cui abbiamo avuto ripetuti momenti in cui l'attesa si è prolungata, c'è il fattore risveglio. Molti, anzi troppi, non sentono nessuna necessità di uscire dalla Matrix. Per loro il mondo così com'è va bene, salvo forse un'aggiustatina. In questo caso, l'informazione assume un ruolo fondamentale. Infatti le persone non sanno, è impossibile svegliarle. Allora che succede? Come pensa di risolvere l'alleanza il problema? Perché è ovvio che se la situazione è statica, cristallizzata, non si va mai alla fine. Succede che bisogna creare il presupposto per far vivere alle persone un evento così drammatico che costringe a vedere la situazione che la massa non ha mai visto né intuito. È lo shock di vedere cambiare la realtà in modo violento. È la doccia fredda di metterti la verità che non hai mai sospettato, sbattuta in faccia. Agli inizi si parlava di confessioni durante le EBS. Ma non sarà così, è troppo blando, inefficace. Luglio, secondo i programmi, è il mese della rivelazione. Quindi basta media mainstream e notizie false. La verità sarà mostrata in tutta la sua crudezza. I sieri, così tanto amati da molti o subiti per forza dagli altri, saranno mostrati per quello che sono. Spopolamento di massa. Scoprire la verità sarà oltremodo doloroso. Essere ingannati brutalmente, come ha fatto il Deep State, tramite gli organismi statali e di governo ovunque nel mondo, fa scattare la rabbia popolare. È qui il momento più delicato del piano. Dopo aver chiuso per molti mesi l'informazione, e alla gente è stata data in pasto la menzogna dei sieri, ora all'improvviso hai la batosta di sapere che sei stato danneggiato. Se la gente ha ancora un po' di sangue nelle vene, rifiuta l'inganno. Ed il risveglio nasce da qui. Il nuovo mondo è pronto ad accogliere chiunque si riconosce nell'essere un salvato, se accetta Gesara e la nuova vita. L'entrata in Gesara non è solamente un fattore mentale.
Abbiamo energie cosmiche e spirituali che stanno agendo già ora e che continuano a irradiare benevolmente la Terra e i suoi abitanti. Dopo millenni di vita ridotta a schiavitù, il passaggio risulta oltremodo arduo. Questa occasione non può essere persa. È necessario che tutti elevino le loro coscienze verso una nuova consapevolezza, senza lasciare sentimenti negativi. Tutta la transizione verso la nuova terra viene facilitata da ognuno che consapevolmente emette i suoi pensieri e sentimenti benevoli. Ormai la scia è tracciata. Continuiamo il percorso senza esitazioni e arriveremo al gran finale senza accorgercene. Qui l'Alleanza sta delineando le linee delle prossime mosse. Tutto ciò che abbiamo visto e conosciuto della Cabala sta andando per sempre. Nessuno può tenere testa alla forza e all'azione delle prossime mosse in arrivo. Ma come faranno i militari e gli specialisti di strategie a creare le condizioni per il cambiamento? Per capire un po' meglio come procede il lavoro, bisogna tener presente questi fattori. La Cabala ha, forse meglio dire aveva, un piano per togliere di mezzo la popolazione mondiale. Oltre a quanto detto prima, ha in programma di eliminare gran parte delle risorse della terra e dei servizi anche essenziali. Tutta la tecnologia disponibile sotto la Cabala è senza ombra di dubbio inquinante. Utilizzarla significa che nuoce all'uomo. Da una parte ti serve, ma dall'altra ti sta lentamente avvelenando. L'Alleanza, per far entrare Jezara nel mondo, deve prima fermare e togliere tutto l'inquinamento e ogni possibile fonte di veleni e altri danni per l'uomo. Questo significa che fino ad un certo punto alcuni avvenimenti e incidenti tornano utili all'Alleanza, anche se sono stati fatti dalla Cabala per i suoi piani maligni. La differenza consiste nel fatto che l'Alleanza toglie ogni tecnologia infettata con aspetti dannosi per sostituirli con tecnologia pulita, ma la Cabala vorrebbe privare l'umanità di qualsiasi benessere per renderla schiava e sottomessa. Più ci avviciniamo agli eventi finali e maggiori sono gli eventi strani e la distruzione di quanto risulta dannoso all'uomo, per poi introdurre nuove e più efficienti tecnologie pulite che danno all'uomo ogni benessere possibile. Qui di seguito una lista di avvenimenti. L'amministrazione Biden ha appena chiuso 3.500 pozzi di petrolio. Hanno pagato un'organizzazione non governativa, ONG, per portarli alla Corte federale e hanno chiuso 3.500 nuovi pozzi di petrolio. Biden ha chiuso l'oleodotto Keystone. È un dato di fatto che la Keystone Pipeline non è di proprietà dei Rothschild Rockefeller, quindi l'hanno chiusa. I tirapiedi di Biden hanno intenzionalmente chiuso tutti i gasdotti che corrono nel nord-est, in modo che Maine, Connecticut, Vermont, nord dello stato della Pennsylvania, Massachusetts e New York comprino gas naturale russo a un prezzo 3 volte superiore. In Australia costruiranno enormi centrali a carbone e poi le chiuderanno. L'Agenzia Australiana per la Salute e la Protezione non consentirà loro di riaprire, quindi l'alimentazione sarà permanentemente interrotta. 16 giugno. L'esplosione scuote il più grande giacimento di gas naturale della Russia. Una massiccia esplosione ha squarciato un gasdotto da 1400 km nel più grande giacimento di gas naturale della Russia, nell'Okrug autonomo di Yamalo-Nenets, in Siberia. La causa dell'esplosione è oggetto di indagine,
Ma una fonte dice che sembra che si sia trattato di un atto di sabotaggio deliberato. Le dighe dovrebbero riempirsi, a meno che i federali non devino la diga. Allora, perché il lago Mead è così basso se c'è così tanta acqua che scorre nel fiume Colorado? Il fatto è che stanno deviando le acque del fiume. Vogliono una siccità. Vogliono che l'agricoltura smetta di produrre. Oggi stiamo demolendo dighe a livello nazionale, dighe che producono elettricità. Tutto ciò di cui le api hanno bisogno sono tutti i 15 elementi essenziali per la vita delle piante. Abbiamo dimostrato come riportare indietro le api in grandi quantità, ma gli apicoltori non vogliono avere niente a che fare con questo, perché non riceveranno denaro federale, sovvenzioni. Stanno lasciando morire le api. Se osserviamo bene cosa succede, riscontriamo che il petrolio smette di far funzionare i mezzi di trasporto e tutta una serie di altre attrezzature. Verrà utilizzata l'elettricità ricavata dall'etere. Il gas naturale non verrà più utilizzato per uso domestico o industriale. Verrà utilizzata l'elettricità al suo posto. L'elettricità non proviene più da grandi impianti di qualsiasi genere. L'acqua per l'agricoltura deve provenire da metodi diversi rispetto ad ora. I grandi impianti di trasporto delle risorse idriche sono un sistema che non verrà più utilizzato. L'acqua si trova nell'atmosfera in grandi quantità. Nuove apparecchiature sono in grado di estrarla per il loro uso quotidiano. Le api sono essenziali per l'equilibrio biologico. La morte delle api è un segnale inquietante per la vita umana nel suo complesso. Il riequilibrio dell'ambiente è un fattore fondamentale. Fermare l'inquinamento riguarda una necessità impellente e quando sarà realizzato, la vita delle api tornerà alla normalità e di conseguenza anche quella dell'uomo. Tutte le notizie riportate sono eccezionali. L'Alleanza sta smantellando tutta la struttura della Cabala che era portatrice di veleni e problemi per l'umanità, per ricostruire nuove condizioni di vita ideali per l'uomo, inserite in un ambiente salutare ed accogliente. In definitiva, le notizie vanno lette nella giusta prospettiva e capite nel loro significato reale. Tutto procede per il meglio. Voce Marina.